insieme ad Arthur, i due uomini assolutamente più attesi di questa sfida, con gli arbitri che ci sono in campo, e quindi tra poco ci divertiremo con questo match tra Juventus ed Alessandria in esclusiva su Juventus TV. Eccole qua le formazioni schierate sul terreno di gioco. Juventus e Alessandria rappresentano quest'oggi il Piemonte, in mezzo ovviamente c'è il Torino, che è la seconda squadra di questa regione per importanza. Fino a qualche anno fa il Piemonte, la bandiera piemontese era seconda parte strepitosa, arrivando fino alla finale dei playoff, vinta ai rigori, attenzione contro il Padova, qui Pisseri si complica ovviamente in quelli in gare ufficiali. Caio Giorgi di nuovo insieme a Pellegrini, ma quella è la classica posizione per poter sfruttare il destro del brasiliano. Fischia l'arbitro, Pellegrini la finta, Caio Giorgi colpisce in pieno Parodi, Pellegrini. Per quanto riguarda i grigi, Pellegrini, Arthur, Noluk verso Ache ancora, buon dribbling, la palla larga verso Pellegrini nuovamente per Ache, dentro l'area di rigore, vuole calciare in porta, sempre le sue finte, ancora Ache, calcia in porta, palla deviata, ancora corner, Marley Ache, finta ancora, provato a mettere la palla in buca d'angolo nella diagonale opposta, qui ha trovato una selva di gambe, una sorta di pineta maremmana da quelle parti. Calcio d'angolo per la Juventus, con Pellegrini ancora, lui pronto a crossare in mezzo. Pellegrini la tocca lì vicino, ancora rientra sul mancino, la palla rasoterra per Maressa, la conclusione, la Juventus è in vantaggio, 40° minuto, il più giovane di tutti ha segnato, il numero 8 Tommaso Maressa, 1-0. Grande soddisfazione per questo giocatore classe 2004, in forza l'under 19 di mister Bonatti, che qui è andato ad anticipare un avversario e ha trovato il gol del vantaggio a favore della Juventus. Gran palla quasi sotto l'incrocio dei pali, 1-0. Il gol è firmato Sandria, le donne, Leo prova il tocco verso Savona, Corazza al recupero, Corazza, Speranza, entriamo nell'ultimo giro d'orologio della partita, sempre sul punteggio di 1-0 per la Juventus. Parodi, Palombi, Speranza, Di Gennaro, Mantovani, Chiarello, nuovamente per Mantovani, una delle ultime opportunità di questo match per la formazione in maglia grigia, con Speranza che si gira e chiama in causa Parodi. Parodi nuovamente per Lunetta, Lunetta nuovamente anche lui dietro per Parodi. Di Gennaro con i contagiri dall'altra parte verso Pierozzi, c'è lo stop in corsa di Pierozzi, bella questa giocata dentro per Chiarello, ma bella anche la copertura di Pellegrini, attentissimo Pellegrini insieme a Daniele Rugani, l'unico giocatore bianconero ad essere rimasto per tutti i 90 minuti in campo. Calcio d'angolo, il quarto della partita per l'Alessandria, una delle ultimissime opportunità, occhio alla battuta dalla bandierina, marcatura uomo per quanto riguarda la Juventus, con il traversone in mezzo a Righini, la sponda e gol di Corazza, 1-1. Il bomber dell'Alessandria trova la rete da due passi, nulla da fare per Carlo Pinsoglio, 46° minuto, cambia il parziale qui allo Juventus Training Center, 1-1 il punteggio, gol di Corazza. Qui rivediamo la sponda, gioco da ragazzi per un cobra dell'area di rigore come lui, mettere in porta al volo, 1-1 il punteggio di questo sabato di non campionato. Rugani di potenza in avanti a cercare Cibozzo prova l'aggancio, ma trova anche la presenza di Mantovani, buona chiusura difensiva, no, non buona, perché Cibozzo riplana sul pallone, Cibozzo dentro la rete di rigore, Cibozzo la mette in mezzo e la rete, Cibozzo, 2-1, 93° minuto, trova il gol che potrebbe definitivamente chiudere la sfida, Cibozzo, 2-1 per la Juventus. All'ultimo respiro è riuscito a trovare lo spunto vincente sull'errore di Mantovani, che sembrava in
grande controllo invece Cibozzo, ha un grande cuore e qua trova un pallonettino, traversa e palla in rete per il gol del 2-1 della Juventus. Una partita che regala grandi spunti in questa squadra di Massimiliano Allegri, con il nostro allenatore lì in piedi a seguirlo, ad applaudirlo per questo gol. E il triplice fischio arriva adesso, finisce qui allo Juventus Training Center di Torino. Juventus batte Alessandria 2-1, le reti alla 40ª del primo tempo firmata da Baressa, poi il pari.